take off. Piccoli, veloci e anche piuttosto economici, un po' alla portata di tutti e potenzialmente anche alla portata di gente malintenzionata. I droni sono ormai passati dall'essere un semplice oggetto d'hobby ad un vero e proprio strumento di lavoro, anche per i terroristi, perché la minaccia può arrivare anche dal cielo. È una pericolosa svolta tattica quella che proviene dai campi di battaglia della Siria e dell'Iraq, un'ultima trovata che toglie il sonno anche a chi si occupa della nostra sicurezza. Droni commerciali o addirittura fatti in casa, usati per terrorizzare e per uccidere. Una prova in questo video del New York Times, girato sulla linea del fronte a Mosul. Qui il pericolo viene dall'alto, da una granata lanciata da un drone dell'ISIS. E non è l'unica testimonianza. In quest'altro video, diffuso anche da Al Jazeera, per la prima volta lo Stato Islamico annuncia l'uso di droni. E se è una tecnica offensiva che hanno usato per esempio già a Mosul, perché escludere che possano usarla anche in Occidente? Infatti nessuno si sente di farlo, tant'è che per l'Europol la minaccia dei terroristi dello Stato Islamico potrebbe arrivare anche attraverso droni armati di esplosivo. Insomma, è chiaro, questo tipo di tecnica usata in Siria e in Iraq potrebbe stuzzicare anche aspiranti jihadisti a colpire in modi sempre più originali. Non parliamo chiaramente dell'uso regolare che le autorità stanno cercando di delimitare con norme, patentini e chip, ma dell'uso di chi non ha alcun interesse o voglia di operare nei confini della legge. Questa per esempio è una versione commerciale, come se ne trovano tante in un qualsiasi rivenditore di piccoli aeroplanini senza pilota, e in giro ce n'è per ogni gusto e per ogni tasca. Quali sono i prezzi? Si parte da 69,99 € fino a 2000 €. Senti, ma serve qualcosa se ne voglio comprare uno? Ti devo mostrare qualcosa o no? No, noi non abbiamo l'obbligo di richiedere il patentino. Neanche una carta d'identità? Nulla, noi facciamo la vendita e poi è a discrezione del compratore utilizzarlo nel miglior modo possibile. Ascolta, ma io se voglio farli volare, posso farli volare veramente ovunque? Sì, ovunque. E a me, certo, ci sono delle limitazioni. Le limitazioni lo fa il GPS. Quindi se il GPS è sempre attivo, il drone su alcuni punti non parte, tipo aeroporti, ambasciate, insomma dei punti sensibili. Il drone non parte. Se però viene disattivato il GPS, il drone può volare senza quindi problemi. Quindi in pratica se ci sono zone in cui in teoria non si potrebbe far volare, ma io lo volessi far volare, vola. È a discrezione del compratore. Però vola, tecnicamente vola, è in grado di volare. Senza problemi. E da qualche tempo, secondo il Conflict Armament Research, che è un'organizzazione che studia e traccia i flussi delle armi in zone di guerra, l'ISIS è riuscito addirittura ad armare anche queste versioni commerciali di droni, caricandoli di piccole quantità di esplosivo o anche granate. E se anche nei prossimi mesi le nuove normative renderanno davvero più tracciabili, identificabili e controllabili i droni in vendita, resterà sempre la possibilità di costruirsene uno da soli. E non servono neppure alte competenze ingegneristiche, e spendendo qualche minuto in rete si trova davvero di tutto. Detto fatto, in poche ore, con un cacciavite, un saldatore e le parti giuste, si materializza un drone vero e proprio, capace anche di trasportare un peso. Ma quanto è complicato costruire uno di questi marchingegni? Ce lo siamo fatti spiegare da Michele Bruno, che insegna a chi è appassionato come pilotarli. Non è difficile, anzi è addirittura facile. Facile per un ingegnere, forse? No. È facile perché le connessioni sono tutte modulari. Ogni pezzo va in una determinata porta, i connettori sono più o meno standardizzati, internet è piena di tutorial che si possono seguire. Potrebbe addirittura portare qualcosa di pesante. Questo è un sistema quadrirotore, quindi con quattro motori. Ne esistono ovviamente con più rotori, a 6, a 8. Peso che potrebbe essere, per esempio, anche un carico esplosivo. Certo, procurarsene su un terreno di guerra non è difficile, ma non è impossibile neppure da noi.
e ce lo garantisce uno che di esplosivi se ne intende. Mentre parliamo ci sono circa un migliaio di esplosioni civili, quindi per scavare una galleria, per bonificare una frana o per coltivare una cava o una cava in sotterraneo. E se io voglio arrivare a quell'esplosivo lì nella cava non è proprio tanto complicato, no? Nel passato abbiamo visto che alcuni grandi attentati della storia sono stati fatti, della storia italiana, sono stati fatti con esplosivo da cava. Ovviamente le deve pensare che a un cavatore che gli si fa vedere la foto del figlio per dire voglio del materiale, potrebbe cadere nella tentazione di cederlo sotto costrizione. Se io vado ai confini con la ex Jugoslavia, un panetto di esplosivo me lo procuro o no? È possibile procurarsi del plastico, certo. Controllare i cieli per prevenire l'azione pericolosa dei droni ormai fa parte anche del lavoro delle forze di polizia, ci racconta il dottor Vallone, che è a capo del servizio controllo del territorio della Polizia di Stato, impegnata ormai da tempo in tecniche di contrasto per la nuova minaccia degli aerei senza pilota. Noi dobbiamo considerarlo come una minaccia reale, altrimenti staremo soltanto a giocare, invece noi la stiamo affrontando in maniera assolutamente professionale sotto tanti punti di vista. Il primo è quello di regolamentare l'utilizzo ordinario dei droni buoni, diciamo. Fatto questo, saremo in grado anche elettronicamente di riconoscere un drone buono autorizzato da un drone non autorizzato e quindi potenzialmente cattivo. Il drone sta volando, adesso è ancora in mano a un operatore cattivo, l'operatore buono sta cercando di acquisirne il controllo, appena lo acquisisce ce lo porterà ai nostri piedi. Cioè praticamente lo telecomandate voi verso il luogo dove deve atterrare. Verso il luogo dove deve atterrare, che sarà un luogo sicuro al riparo anche da una esplosione. Il contrasto dunque è la minaccia, i terroristi insomma altro non vogliono che incutere timore e farci sentire vulnerabili e i droni, nelle loro mani, sono un possibile strumento per terrorizzare anche in Occidente. Tonia Cartolano, Sky TG24.